trova il reciproco di 2 e 4 quinti. Allora, se vogliamo invertire questa frazione, la dobbiamo prima scrivere come frazione pura o come frazione impropria, perché adesso come adesso è semplicemente un numero misto, quindi scriviamola come frazione impropria. Allora, 2 e 4 quinti. 2 e 4 quinti. Se la scriviamo come frazione impropria, questa sarà sempre fratto 5, però il numeratore adesso sarà 2 per 5 più 4, ed è perché 2 è 10 quinti, o 2 per 5 quinti. Quindi scriviamola così. Quindi sarà 2 per 5, 2 per 5, più 4, più 4. E quindi 2 per 5 fa 10, 10 quinti è la stessa cosa di 2, no? E poi 4 quinti è questo 4 quinti qui. E quindi sarà uguale a 2 per 5, che fa 10, più 4, che fa 14, quindi 14 quinti. Quindi queste qui sono frazioni equivalenti. Questo è scritto come numero misto e questo è scritto come frazione impropria. È impropria perché il numeratore è più grande del denominatore. Ora, vogliamo trovare il reciproco. Quando trovi il reciproco? Scambi semplicemente il numeratore e il denominatore. Inverti semplicemente la frazione. Quindi, se vuoi prendere il reciproco, aspetta, fammelo fare in un altro colore, se vuoi prendere il reciproco di questo qui, il reciproco, 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 se vuoi prendere il reciproco di questo, scambi semplicemente il 5 e il 14, e quindi questo invece di 14 quinti, questo sarà 5 fratto 14. E abbiamo finito.